Questa storia sembra uscita da un romanzo di Dickens, una storia di violenze, abbandono, malnutrizione a danno di due bambini. È il 10 maggio, nei pressi del grande raccordo anulare di Roma, due fratellini camminano con passo stanco e vengono intercettati dalla polizia. Uno avrebbe 4 anni, l'altro sarebbe poco più grande. Sono sporchi, denutriti, con ematomi e cicatrici, segni delle percosse ricevute negli anni. Sono in un completo stato d'abbandono e per disperazione forse sono arrivati a mangiare la terra. Ai soccorritori dicono: non vogliamo tornare dalla mamma, abbiamo fame, vogliamo il gelato. Pietro e Paolo, i nomi sono ovviamente di fantasia, vengono immediatamente ricoverati al Policlinico Umberto I di Roma, prima in terapia intensiva pediatrica per poi essere trasferiti in gastroenterologia pediatrica. Entrambi presentano gravi problemi alimentari, dice il Policlinico, così gravi che alcuni esami lasciavano pensare, a causa dei residui nello stomaco, che avessero mangiato terra. Enorme come comprensibile il lavoro a livello psicologico, enorme e difficile. Raccontano i sanitari, se all'inizio evitavano di guardarci negli occhi, con il tempo e grazie all'affetto ricevuto, la loro fiducia è cresciuta e si sono lasciati andare. Anche agli abbracci. Per prendersi cura di loro, 5 infermieri si sono alternati 24 ore al giorno, non li hanno mai lasciati soli, costruendo un rapporto di fiducia. In contemporanea si sono mossi i servizi sociali dell'ospedale. Le indagini, si legge nel racconto del Policlinico, hanno confermato il grave stato di abbandono dei piccoli e di irresponsabilità totale dei genitori. È stata revocata loro la patria potestà. Il più grande, dimesso il 6 luglio, è andato subito in una casa famiglia, mentre il più piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento in neurochirurgia pediatrica. Dimesso dal Policlinico, ha raggiunto il fratello. Ora sono entrambi adottabili e adesso la speranza è che riescano con il tempo a dimenticare questa terribile storia.